cominciare ad operare un controllo delle varianti in corso d'opera, che sono il vero tema, sono il vero tema dei temi, perché dietro le varianti, dietro la discrezionalità delle varianti, delle perizie, che si nascondono spesso fatti corruttivi. Un'ultima, e chiedo scusa se della disorganicità dell'intervento, un'ultima indicazione. Io credo che vada nella giusta direzione l'idea del governo di creare un'unica autorità di vigilanza che si occupi di appalti e di corruzione, perché il vero tema del controllo degli appalti deve essere quello della prevenzione della corruzione. Il controllo degli appalti non deve essere un controllo formale, deve essere sempre più fatto nella logica di individuare quegli indici sintomatici che possano rappresentare una sorta di alert per verificare se dietro ci sono fatti corruttivi. Quindi è una scelta di semplificazione assolutamente, diciamo, condivisibile in questo senso, ma anche una scelta di valorizzare le autorità di, indipendenti, che crescono purtroppo abbastanza a dismisura, in una logica sempre più di vigilanza e di controllo, e in una logica minore che può essere quella dell'attività consultiva.